salvato Gesù Cristo. Negli anni 50 erano noti due scrittori toscani, Giovanni Papini e Curzio Malaparte. Oggi sono quasi sconosciuti. Pensate, Curzio Malaparte venne battezzato l'8 giugno 1957 e il 19 luglio morì. Morì dicendo: andiamo, andiamo, dove vuoi andare? Da Gesù. Pensate, aveva rimandato il battesimo per diversi anni per questo motivo. Desideravo diventare cristiano, desideravo essere battezzato, ma ho ritardato perché ero scandalizzato da come i cristiani celebrano il Natale. Pensate, e scrisse parole terribili dicendo: no, il Natale non va celebrato così. Il Natale è una festa meravigliosa, purché comprendiamo il messaggio del Natale e ci impegniamo a vivere il messaggio del Natale. Impariamo dai santi. Maria Teresa di Calcutta diceva sempre: con il cuore io ho preso domicilio a Betlemme. Lì si capisce cos'è che conta davvero nella vita e che cosa dobbiamo cercare nella vita. Tommaso da Celano dice di San Francesco d'Assisi che meditava sempre l'umiltà di Betlemme e ebbe un'idea geniale 800 anni fa. Infatti è stato lui l'iniziatore del presepio. Sapete che presepio viene dal latino presepium, che vuol dire mangiatoia, la culla di Gesù, la mangiatoia. Ebbene, Francesco aveva 41 anni e attraversava un periodo di fatiche e anche di malattia. Quando tornò dalla Terra Santa era quasi cieco e soffriva anche per le incomprensioni. Infatti i santi sono tutti scomodi, e sono scomodi perché sono contestatori dell'orgoglio e dell'egoismo, che sono i virus più pericolosi e più diffusi. Anche Padre Pio ha fatto esperienza di questa incomprensione e ha risposto con il silenzio e con l'umiltà, e ha vinto. Nel mese di dicembre del 1223 San Francesco ebbe un'idea: voglio rivivere il disagio e la povertà e l'umiltà che Gesù ha vissuto a Betlemme. E chiese a un suo amico di nome Giovanni, che viveva nei pressi di Greccio, di preparare tutto, cioè togliere tutto, soltanto una stalla e una mangiatoia. Nella notte di quel Natale San Francesco vuole rivivere il disagio della povertà, vuole ricostruire la scena scomoda della stalla, e invitò tanta gente a questo straordinario Natale. E molti andarono, come nel primo, come nel vero Natale. Io ho scritto una preghiera rivolta a San Francesco, che dice così: o Francesco, l'orgoglio spesso ci allontana da Betlemme, ma quando siamo lontani da Betlemme, siamo lontani anche da Cristo. Tu, Francesco, amavi Betlemme non per seguire una moda, né per contestazione, né per ripicca, né per esibizione. Tu amavi Betlemme perché amavi Cristo nato a Betlemme. Tu amavi Cristo. Questo è il segreto e la spiegazione delle scelte della tua vita. Portaci a Betlemme. Così come portasti frate Leone per le vie dell'Umbria e dell'Italia, e durante il viaggio gli aprissi l'anima e gli indicasti la via della perfetta e della vera Letizia. Francesco, davanti alla grotta di Natale non vogliamo andarci con la pelliccia o con il vestito all'ultima moda e la pancia piena per depositare uno spicciolo di egoismo. Vogliamo mettere veramente l'egoismo sotto i piedi e cominciare finalmente non a fingere di fare il Natale, ma a viverlo veramente. Racconta Tommaso da Celano che nella notte di quel Natale la valle di Rieti si riempì di canti e di flebili lanterne. Non c'era luce elettrica allora, erano torce, e si muovevano nelle buie della notte e si avvicinavano ad un punto convenuto dove il chiarore diventava luce di tutti. Lì c'era Francesco in preghiera, illuminato anche lui da torce, e così una stalla divenne chiesa e il sacerdote
celebrò la Santa Messa accanto ad una mangiatoia. San Francesco, sapete, non era sacerdote, era diacono. Lui cantò il Vangelo della Natività, e si commosse fino alle lacrime. Ogni volta che pronunciava il nome di Gesù, si commuoveva. Perché? Perché il Natale di Gesù è l'unica luce che brilla tra le tenebre. Credetemi, è l'unica luce. Se si spegne questa luce, siamo nel buio. Ve la accorgete? Dove si spegne la luce? Non voglio scendere in particolari, ma si vede. Ho sentito per televisione il papà di questa povera Giulia. Ha detto, io non capisco, non so quanto sia credente, però ha detto, l'amore vero non uccide. Allora vuol dire che non c'è più amore nel mondo. Perché? Perché ci siamo allontanati da Betlemme. Noi umanità possediamo soltanto la stalla. Ed è vero. Siamo salvi soltanto se Dio viene tra noi. Ed è accaduto veramente. Questo ci ricorda il Natale. Questo ci ricorda il presepio. Pensate, Giovanni Papini, dopo la sua conversione, si chiese, ma perché Gesù ha scelto di nascere in una stalla? Perché? E ha aggiunto, io penso che il motivo sia questo, per dirci che il mondo è una stalla. Soltanto se si accoglie Gesù, la stalla diventa bella come una reggia. Ma se si toglie Gesù, anche una reggia diventa come una stalla. Ebbene, in uno dei pensieri di Pascal scrive, la prova più grande della divinità di Gesù Cristo sono le profezie. Perché una domanda potrebbe venire, ma siamo sicuri che il bambino di Betlemme è veramente il figlio di Dio? Fa tanti bene. Pascal morì giovanissimo ed è considerato una delle più belle intelligenze apparse nella storia umana. Morì a 39 anni. Nella prima giovinezza si allontanò dalla fede, ma nella notte del 23 novembre del 1654, aveva 31 anni, riflettendo, pregando, di sapere come uno spiraglio di cielo, capì che veramente Gesù è il figlio di Dio. Si commosse a tal punto che appuntò un pensiero e se lo cucì nel giacchetto. Quando morì, ritrovarono quel pensiero. Ebbene, Pascal dice, Gesù è l'unico, dico l'unico personaggio della storia che è stato annunciato e predetto da oltre 2000 anni di profezia. L'unico. In anteprima queste profezie descrivono tutti i dettagli della vita di Gesù. La nascita, la discendenza da Davide, la passione, descritta nei minimi impressionanti dettagli e la vittoria finale. Questo può farlo soltanto Dio. Pascal giustamente osserva, anche se un solo uomo avesse scritto un libro di predizioni su Gesù e tutto si fosse compiuto, sarebbe veramente un grande prodigio. Ma qui c'è qualcosa di più. Abbiamo una serie di uomini nel corso di più di 2000 anni, i quali costantemente, senza conoscersi l'uno con l'altro, predicono questo avvenimento, cioè la nascita e la vita di Gesù. Ciò è diversamente importante, è un miracolo che solo Dio può compiere. Pensate, il profeta Michea, lo sentiamo spesso in questi giorni, circa 7 secoli prima, prevede la nascita di Gesù a Betlemme e scrive, e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra capiloghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. E Isaia, 8 secoli prima, ha descritto tutti i particolari della passione di Gesù, al punto tale che il rabbino capo di Roma, Israele Zolli, vive qui vicino, leggendo Isaia, all'improvviso capì. Leggendo Isaia mi sono trovato nel Vangelo, ho capito che quello era Gesù e allora ho deciso di chiedere il santo battesimo ed è stato battezzato nel febbraio 1945
lo accusarono di tradimento. Traditore, traditore! Lui disse, non ho tradito nessuno. Ho semplicemente accolto colui che è stato annunciato dal mio popolo, dei profeti, nati dal mio popolo. Io non l'ho tradito. Io ho obbedito e ho accolto il compimento di quelle profezie. Per questo sono cristiano. Non solo. Con Gesù inizia un cambiamento radicale della storia umana. Benedetto Croce non era un grande credente, però era un uomo rispettoso della fede. Ebbene, lui ha detto, puro filosofo come sono e per sincerità voglio restare, io stimo che il più profondo rivolgimento spirituale compiuto dall'umanità è stato il cristianesimo, la più grande novità. Pensate, il giornalista Enzo Biagi, non sempre benevolo con la fede, morto nel 2007, aggiunge, Gesù ha detto cose che a tutt'oggi sono insuperate e credo che nessuno abbia conosciuto l'uomo come lui. Gesù è una figura misteriosa, difficile da spiegare solo con l'umano. Regge da 2000 anni, io non vedo paragoni in giro, ed è vero. Nel 1819-1820, il generale Bertrand, nell'esilio nell'isola di Sant'Elena, parlava con Napoleone e ha raccontato i colloqui, gli ha scritti. Ebbene, a un certo punto Napoleone dice a questo generale, che non era molto credente, generale, io conosco gli uomini, Napoleone, e le dico, caro generale, che Gesù non era soltanto un uomo. Nella storia invano ho cercato qualcuno paragonabile a Gesù, o una realtà qualsivoglia paragonabile al Vangelo. Non ho trovato né l'uno né l'altra. Cristo è unico, il Vangelo è unico, perché Gesù è veramente figlio di Dio. E aggiunse a quel generale, che era un po' titubante, caro generale, se lei non capisce questo, ho sbagliato io a farlo generale. A quanta gente si dovrebbe dire. E qual è il messaggio che ci viene da Natale di Gesù? Qui siamo al nocciolo. Qual è il messaggio? Osservate. Venendo in questo mondo, Gesù non ha voluto niente, nessuna ricchezza, nessun fuoco di artificio. Ha voluto soltanto una famiglia. Natale è una famiglia. Maria, Giuseppe e il bambino. Per dirci che la famiglia è un progetto di Dio, è un'invenzione di Dio, e chi combatte la famiglia combatte Dio. Chi combatte Dio produce disastri inimmaginabili. Maria Teresa non si stancava mai di dire, ogni famiglia che si divide è come una guerra dichiarata, con tante vittime. E accade. Padre Gaetano Greco, che è stato per tanti anni cappellano del carcere minorile di Castel del Mar, non è tanto lontano. Ebbene, ha detto, sono sue parole, so che è impopolare quello che sto dicendo, ma per amore della verità voglio dirlo ugualmente. Oggi sono venute a mancare e continuano a mancare le mamme. Non esistono più le mamme, non esiste più lo sguardo, l'attenzione premurosa che sapevano avere le mamme. Questa è una vera disgrazia. E i padri sono quasi inesistenti. Si limitano a portare a casa uno stipendio, ma appaiono svuotati di autorevolezza e di ogni capacità educativa. Molto spesso è vero. E aggiunto, sentite, un episodio. È lui che parla, Alcuni anni fa, ottenuti i debiti permessi, ho accompagnato un giovane del carcere minorile ad incontrare il papà, che era rinchiuso in un carcere di massima sicurezza per un delitto di mafia. Padre e figlio, quando si sono incontrati, non riuscivano a parlare, perché non si conoscevano. Ebbene, a un certo punto, il padre ha preso le mani del figlio, l'ha strette in una maniera impressionante, al punto tale che il ragazzo ha detto, papà, mi fai male, ma gli ha detto, figlio mio, cambia vita, ti prego, non tornare indietro, io ho prodotto soltanto dolore, non seguirmi. Gliel'ha detto in modo così accorato, sempre cappellano che si riferisce,
Quel giovane è rimasto colpito, ha cambiato completamente. Oggi è sposato, ha due figli, è un buon padre e un buon cristiano. Quanto è importante il ruolo dei genitori. Il Natale se lo ricorda in un modo forte e inequivocabile. Giovanni XXIII, nel primo Angelus della storia, 9 novembre 58, disse: eravamo tanto poveri. A casa mia la polenta quasi tutti i giorni, ma la mia casa era piena di Dio. Com'era bella la mia famiglia. Quanti figli lo possono dire oggi? La mia casa era piena di Dio. Ma Teresa ha dichiarato più volte: senza l'esempio di mio padre e di mia madre non ci sarebbe mai stata Maria Teresa di Calcutta. E anche Padre Pio diceva, quando parlava del suo papà: mio papà ha varcato due volte l'oceano per farmi studiare. E quando venne ordinato sacerdote era ancora in America a lavorare. C'era soltanto la mamma che piange tutto il tempo. E diceva lui sempre: la mia santa mamma. Ebbene, vi racconto un'altra storia. Ero parroco a Porto Santo Stefano. Era il mese di agosto dell'anno 1988. Avevo appena celebrato la messa vespertina. Estate, c'è tantissima gente a Porto Santo Stefano. Mi viene in sacrestia un giovane studente di medicina che io conoscevo e mi dice: Don Angelo, venga a cena a casa mia. I miei genitori si vogliono separare. Papà medico, la mamma medico. Vado a casa e cerco per quanto posso ovviamente di dire: ma guardate, la famiglia è sacra, avete due figli meravigliosi, un ragazzo e una ragazza, e anche il figlio era studente di medicina. Parlai, ma mi accorsi che non li avevo convinti. Alla fine prende la parola il figlio e dice: papà, mamma, tu sei medico e tu sei medico. Voi sapete che la cellula umana è composta da 46 cromosomi, 23 malati tu, 23 malati lei. Voi non potete separarvi, non potete stapparmi. Se lo fate, sentite, tu non sei padre, tu non sei madre. Rimasero così colpiti che fecero la pace, si abbracciarono davanti a me. Io ancora mi commuovo nel ricordare quel momento. E disse la verità a questo figlio, disse la verità. Ebbene, andiamo avanti. Perché Gesù sceglie di nascere nella povertà di una stalla? È il secondo messaggio. Molti pensano, e questo è un grave errore, che tanta ricchezza, tanta felicità. Non è vero. Penso che ricordiate tutti il caso di Folghetti. Mi ricordo, io allora ero giovane sacerdote, ebbene nel 1973 venne sequestrato da 'Ndrangheta e il nonno non voleva pagare il riscatto. Pensate che aveva fatto la festa quando raggiunse il primo miliardo di dollari. Noi, grazie a Dio, non la faremo. Ebbene, non voleva pagare il riscatto. Poi gli tagliarono un pezzo di orecchio. Lo mandarono alla stampa. Io mi ricordo benissimo l'emozione che ci fu. Allora si decise a pagare. Poco prima di morire disse, testuali parole: posso assicurarvi che il denaro non ha alcun rapporto con la felicità. Anzi, posso testimoniare che il denaro ha un rapporto con l'infelicità. Eppure quanti non ci vogliono credere. Recentemente un gruppo di psicologi in Canada ha studiato il comportamento dei figli delle persone più ricche di quel paese. Paese ricchissimo il Canada. Sentite la conclusione. Sono ragazzi infelici. La vita li annoia. E non hanno altro svago se non quello di soddisfare se stessi, ogni loro capriccio, anche più stravagante. Non riescono a sopportare neppure la più piccola frustrazione, la più piccola sconfitta. E nella vita per tutti ci sono delle sconfitte. Non hanno praticamente alcuna emozione. Il loro scopo è viaggiare, comprare oggetti, cercare sempre nuove e insaziabili forme di appagamento del loro egoismo. Anche da noi tanti giovani e tanti adulti sono così. Io ricordo quando ero parroco
a Porto Santo Stefano, sindaco era Suan Agnelli. Una volta venne a trovare la zia, evidentemente, il nipote Edoardo, che era il figlio di Gianni Agnelli, già destinato come erede, il più ricco d'Italia. Io ricordo quando lo incontrai, rimasi colpito. Aveva due occhi infelici. Si vedeva. Novembre, anno 2000, si è buttato da un ponte. Era il più ricco d'Italia. La felicità non dipende dalla ricchezza. A Betlemme, tutto questo ci è stato detto con un linguaggio delicato ma estremamente chiaro. Forse sarà il momento di prendere sul serio questa lezione. Non riempiamo le case di tante cose inutili. Madre Teresa diceva, svuotatele, aiutate qualcuno. Tutti possiamo fare qualcosa. E a Natale è festa, non perché abbiamo ricevuto 10 panettoni, ma perché abbiamo asciugato una lacrima. Così si entra nella mangiatoia di Betlemme. Così Betlemme è dentro di noi. E dobbiamo tutti cercare di fare così. Sempre Madre Teresa, se volete avere giovani più felici, non moltiplicate i divertimenti, che spesso finiscono in risse e in gesti di violenza, ma moltiplicate per i giovani le occasioni di fare del bene. Fate la ragione. Pensate ancora, la pace. Esiste un rapporto tra il Natale e la pace? Certamente, perché la lezione di Betlemme è la famiglia, la povertà, quindi una contestazione di questa convinzione che le ricchezze rendono felici, ma è anche umiltà. San Francesco diceva, voglio rivivere l'umiltà di Betlemme. Sia ben chiaro che il grande distruttore della pace è l'orgoglio. Quante volte io me ne accorgo, anche raccontavo di quella famiglia di Porto Santo Stefano, la lite era tutta di orgoglio, una competizione professionale, orgoglio, in famiglia, tra le famiglie, tra i popoli. Anche queste guerre di ora sono guerre di orgoglio, basterebbe un pizzico di umiltà per fare la pace, un pizzico di umiltà da tutte le parti. Oggi viviamo in uno stato di guerra continua. A Betlemme, secondo il racconto puntuale del Vangelista Luca, gli angeli hanno cantato gloria a Dio e pace agli uomini. Attenti, gloria a Dio e pace agli uomini vanno insieme. Qui ci si allontana da Dio, qui ci si allontana dalla pace. Nel 1945 sono state fatte esplodere le prime due bombe atomiche, e speriamo ultime, a Hiroshima e Nagasaki. Quelle due bombe, nel linguaggio militare, venivano chiamate il ragazzino e il ciccione, perché una era piuttosto tozza, una esile. Ebbene, quel ragazzino e quel ciccione in pochi secondi hanno ucciso 300.000 persone e un numero sterminato di feriti ed handicappati a vita. Terminata la guerra, nel Parco della Pace, l'ho visto per televisione a Hiroshima, in questo monumento ci hanno scritto riposate in pace, mai ripeteremo l'errore, bugiardi. Queste parole sono una grande menzogna. Sentite cosa sta accadendo oggi. Gli Stati Uniti, per fare un esempio, hanno 2.100 testate nucleari attivi dichiarate. La Russia qualcuna in più. La Cina dispone di 400 testate nucleari attive e ha raggiunto un nuovo record di spesa per la difesa, impiegando 121 miliardi di euro dichiarati. L'India e il Pakistan, dove la gente soffre la fame, hanno 100 testate nucleari ciascuna. E l'Europa non è da meno. La Francia ha 300 testate nucleari attive. L'Inghilterra 250. Attive vuol dire pronte all'uso. E le spese degli armamenti sono in continua crescita. Ha ragione il Papa quando ha detto, ma invece di spendere per le armi, investite invece in ospedali, in case, in ricerca per vincere e debellare le malattie. Invece armi. Queste guerre, in questo momento, chi è che fa gli affari? I produttori di armi e i commercianti di armi.
è una pazzia. Pensate, un giornalista francese, faceva sempre un po' geniali in modo suo, ha detto: io per Natale, invece di fare gli oggettini, queste palline qua di là, metterei in vendita un mappamondo, ma invece di scrivere Europa, Asia, Africa, ci scriverei manicomio. Guardate, è un'ironia, ma c'è del vero. Purtroppo è così. Il mondo non ha voluto prendere sul serio la lezione di Betlemme. Voi potete dirmi, noi che ci possiamo fare? Certo, non possiamo smantellare gli arsenali delle armi, però possiamo smantellare i piccoli arsenali dei rancori quotidiani, delle velenose invidie e delle piccole guerre di potere e di sciocca supremazia. Ho parlato proprio l'altro giorno con un giovane che lavora in un ufficio, non dico dove, mi ha detto: non riesco più a viverci, tutta una guerra gli uni con gli altri per avere di più, per avere un vantaggio in più. E sto bene, è un buon stipendio, non ci riesco a vivere, tutte ripicche. Anche queste sono guerre, queste guerre le possiamo smantellare tutti. Chi è che non conosce qualche rivalità inutile che si dovrebbe superare con un piccolo atto di umiltà? Buon Natale allora, con l'augurio cordiale e sincero di non rientrare nella critica amara di Don Primo Mazzolari, morto nel 59, era un parroco di Bozzolo, disse: se a notte di Natale io fossi solo in chiesa, mi toglierei le scarpe e ai piedi nudi attraverserei tutta la chiesa, poi andrei davanti al bambinello e gli metterei due lacrime in mano, due lacrime di pentimento, perché abbiamo capito poco il Natale e poco lo viviamo. Paul Claudel, uno scrittore francese che si è convertito a Notre Dame al canto del Magnificat, nel 1955 è morto. In un suo poemetto scrive ironicamente: cerchiamo di essere buoni per Natale. Domani sì, domani continueremo a servire l'ode. No, questo non deve accadere. Non deve accadere. Pensate cosa può fare una persona quando prende sul serio il Natale. Il 16 agosto 1948, Madre Teresa di Calcutta esce dal convento. Prende l'abito bianco, vedete il suo suono, e l'abito delle donne paria, quelle che non contano niente. Esce e soccorre per prima cosa un poveretto che stava agonizzando nella fogna, che lì scorrono ancora all'aperto. Lo prende in mano e va a cercare il primo punto di soccorso. Non lo vogliono accogliere, non c'è posto. Poi l'infermiere guarda bene e gli fa: ma non lo vede che è già morto? Ma Teresa, oddio, fossimo stati noi, forse avremmo detto: allora non c'è niente da fare. Lei invece ha detto: Signore, in questo egoismo io seminerò l'amore. Mi commuovo nel dirlo. Oggi sono 6.000 le ragazze che seguono Madre Teresa per servire i poveri più poveri. E le mense per i poveri non sono accanto alle sedie dei sindacati, non sono accanto alle sedie dei partiti, ma o dalle suore o dai preti. Amici cari, questi sono fatti, Questi sono fatti. Cosa possiamo fare? Tutti possiamo fare qualcosa. Vi ho portato una preghiera, penso vi sia stata consegnata. La preghiamo insieme e poi benediciamo i bambinelli. È un augurio di buon Natale a Gesù. Un buon Natale però un po' meditato. E vorrei che la portaste a casa, magari la potete anche rileggere insieme in famiglia. Preghiamola insieme. Buon compleanno Gesù. Mi sento emozionato, caro Gesù, nel farti gli auguri di buon compleanno. In ogni Natale tu sei il festeggiato, ma quante volte noi ci appropriamo della tua festa e ti lasciamo nell'angolo di un vago ricordo, senza impegno, senza cuore e senza ospitalità sincera. Quante luci riempiono le vie e le vetrine in questo periodo,
ma la gente sa che la luce sei tu. E se interiormente gli uomini restano al buio, a che serve addobbare la notte con varie pinte luminarie? Non è una beffa, oh Gesù, non è un tradimento del Natale. Cambiaci il cuore, oh Gesù, affinché noi diventiamo Betlemme e gustiamo la gioia del tuo Natale con Maria, con Giuseppe, con i pastori, con Francesco d'Assisi, con Vincenzo De Paoli, con Teresa di Calcutta, con Papa Giovanni, con Maria Teresa e con tante, tante anime che con il cuore hanno preso domicilio a Betlemme insieme a te. Così ha fatto anche Padre Pio. Così sia il nostro Natale. Per intercessione di Maria Immacolata, per intercessione di San Pietro Petelcina, per intercessione di Madre Teresa di Calcutta, di San Giovanni Paolo II, il Signore metta una grande benedizione in queste immagini del Redentore e entrando nelle vostre case porti conforto, consolazione e generosità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.